Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati e bentornate su XCOM 2. Intravedo due nuovi amiconi presenti nell'Avenger. Shoder e Vuroia, infatti hanno aumentato la loro coesione, il loro rapporto è migliorato, in battaglia sono amiconi e quindi, perché no? Si fanno una bella birra in compagnia nel bar memoriale. Per ora vuoto, fortunatamente. Poi guardate che bello, sono rilassati, guardate così. Addirittura Shudder si è tolto gli occhiali. Questi sono dettagli che apprezzo tanto. Fantastico. Ma torniamo a noi. Devo mostrarvi le new entry a livello proprio estetico. Eravamo arrivati a Uomo Pasquale. Eccolo qua, meraviglioso, meraviglioso, Pasquale, io ti adoro. Andiamo avanti. Ok, no, andiamo avanti in questo modo. Allora, Dario Bensignore, se non sbaglio, non l'avevamo visto. Mi sono ispirato Suo padre sarebbe fiero di moltissimo. vedere cosa è riuscita a fare, il lavoro compiuto su questa nave. Vorrei che ci potesse vedere reagire. Che sapesse che non è stato inutile. Mi creda, lo sapeva. Se c'è qualcosa che suo padre non ha mai perso, è la fiducia nell'umanità. Sapeva che potevamo vincere, alle nostre condizioni. Mi spiace tantissimo perdermi questi dettagli, purtroppo il primo non lo conosco e quindi ignoro questi personaggi. Ma lo recupererò. In realtà l'ho già scaricato, tipo a 2 euro su Instant Gaming. Lo recupererò. Ad ogni modo, per Dario mi sono basato su Fallout. Lui è un grande amante della saga, da quello che ricordo, e quindi maschera di questo tipo, spuntoni. E lo trovo carino, estremamente diverso da tutti gli altri. Akatosh Redmond. Una volta ultimato, mi sono reso conto di averlo fatto estremamente simile al Bane di Batman. Cattivissimo. Tra l'altro, con una bruciatura qui sulla parte laterale destra e con tutto questo sangue, davvero cattivo, 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 spietato. Rufus, soprannominato divino, questo nickname se lo è guadagnato su Twitch grazie a tutto quello che ha fatto per il canale, per me, per voi, insomma, con donazioni, abbonamenti. Ci tengo a ringraziarti anche qui, Rufus, sei sempre troppo gentile. E quindi ti ho dato questa questa estetica, torso nudo, cioè con questo capello biondo in questo modo, sembra una divinità greca. Tra l'altro con questo monocolo, attenzione. Prerogativa, caratteristica unica di Dark Envoy nella scorsa serie, non dimentichiamocelo, quindi mi raccomando. E Alessandro, White Brown. Ale, devi perdonarmi, ma allora tu hai come avatar, hai sempre avuto quell'avatar da quello che ricordo, c'è un gatto bianco e marrone, da lì The Cat White Brown, sì, davvero, perdonami. Ma devo per forza di cose inserirci un cognome. Vabbè, The Cat, lasciamo perdere. Ad ogni modo, sei fantastico. Ti trovo bellissimo. E sembri un villain. Un villain tipo di The Walking Dead, The Last of Us, ma anche di un Fallout volendo. Il villain del comandante? Chissà. Ad ogni modo, mi piace un casino. Ok, adesso però torniamo a noi. Intanto qui si è aggiunto un mutaforma. Abbiamo steso 4 sectoidi, 14 soldati normali, 2 ufficiali e un sacerdote. Questo è stato un grande colpo, devo ammetterlo. Allora, abbiamo pochissime riserve e bisogna fare soldi, perché è mio dovere fare qualcosa, anche per aumentare il numero di soldati da portare in battaglia, da 4 passare a 5. Dai. Comandante, Sì. dovete stabilire un contatto con la rete della resistenza locale il più presto possibile. Senza dubbio, gli alieni stanno portando avanti i loro piani. Va bene. Allora, facciamo una cosa. Cerchiamo di... Allora, sbrigarci.
Sì, tanto questa non si annulla, no? Ci torniamo poi. Facciamoci subito questi 150, 120, non lo so. Ci basteranno 120 se non sbaglio. Mi serve. Allora. Ok. Ci basta questo in realtà. Abbiamo 174 riserve. A memoria. Oddio, l'officina non possiamo costruire a 250, attenzione. A memoria, sì, vedete, 85 riserve, ricordavamo di più in realtà. La scuola di guerriglia sblocca abilità e benefici aggiuntivi per i soldati, tra cui un aumento dei soldati che possiamo schierare in una singola missione. Facciamolo subito. Ci sono tante cose interessanti, tipo il laboratorio scientifico aumenta, cioè riduce i tempi di ricerca per Tagan e i vari scienziati. Questo è davvero importantissimo, di primaria importanza. Tutto è importante, però voglio aumentare il numero di soldati da mandare in guerra. Costruzione scuola di guerriglia iniziata. Ah, però l'ingegnere adesso è in missione segreta. Ma sta per tornare, giusto? Un giorno, dai, facciamo passare questo giorno e poi lo spostiamo lì. Eccoli. I nostri successi contro gli anziani si moltiplicano. Benissimo, 68 riserve guadagnate. Coesione tra me e Olga aumentata. Punti esperienza per entrambi. Promozione per me. Anche per lei. Bene. Vediamo. Niente, perché abbiamo bisogno di un sergente. Non lo abbiamo, anche qui nulla. Recluta guerriglieri, ne abbiamo già uno e possiamo averne uno alla volta, un po' come i templari, i mietitori. Poi, volontà più 5. Questa non è male, 84 riserve. Oh, promozione. Avrà la priorità, temo. Questa è perfetta per un specialista, quindi per un Rei o un... un Xorin. Xorin probabilmente non lo farò medico, ma lo farò offensivo, con droni da guerra efficaci contro robot, magari anche per le violazioni, cose così. Quindi probabilmente ci porterò lui, però non adesso. Priorità alla promozione. Io sotto non adesso. Joker è l'unico granatiere rimasto, perché l'altro Voroi è ferito, quindi me lo tengo buono. Rei può esserci utile sempre, però potrei portarmi adesso in battaglia Xorin. Rei è uscito 3 volte consecutive, quindi vorrei tenerlo in panchina stavolta. Oppure Kono. Kono potrei dargli questa promozione, perché i Templari all'inizio non sono granché. Posso livellarlo, vero? Come tutti gli altri, quindi non dovrebbe essere sprecata questa occasione, insomma. Ragazzi, ci porto Kono. Annulliamo i rischi, 25 riserve. Così non verranno feriti. Verrà accompagnato da... Allora, Olga è andata adesso. Toccherebbe a Raffaele. Certo, una recluta è estremamente rischioso. Però, ve l'ho detto, se dovesse capitare una missione di livello facile, allora non mi farò problemi a portarmi una recluta. Sarà un grosso rischio, lo so, ma è importante specializzare i soldati, migliorarli. Non voglio rimanere indietro come è successo su Twitch. Il prima possibile, almeno fin quando abbiamo le missioni di livello facile. Ripeto, è estremamente rischioso per Raffaele, ma anche per tutti gli altri. Olga, bah, non credo faremo oggi 2 missioni, ma andiamo sul sicuro. Portiamo un uomo pasquale, così livellerà. E boh, a posto. La missione segreta inizierà immediatamente, comandante. Bene. Bene. Però aspettate. Comandante, apprezzo che stia reclutando nuovi ingegneri, ma al momento abbiamo del personale in attesa di un incarico. L'ho appena messo. Possiamo impiegarlo nelle strutture. Buona. O per le costruzioni e gli scavi. Buona, Shen. Fatto. Ok, abbiamo ricavato 3 risorse. Ok, benissimo. Ora,
Ritorniamo qua perché aumentare l'introito a me interessa moltissimo. Sicuramente lo miglioreremo di 15, 20. Se siamo fortunati, di 30. Ma non credo si vada oltre. Però è importante. Tutto fa brodo a fine mese. Poi si scenderà qui sotto. Abbiamo un messaggio prioritario in arrivo. Sembra un segnale in codice dalla resistenza. Lo invio ai suoi alloggi. Ok. Avvia missione. Salve, comandante. Pare che le sue attività recenti abbiano attirato l'attenzione della Advent. I nostri ospiti indesiderati si stanno muovendo. L'Advent sta destinando grandi quantità di risorse e personale a strutture segrete di ricerca e produzione in tutto il pianeta. I dettagli precisi di tali operazioni sono top secret. Tuttavia, c'è un punto comune. Una parola ricorre in tutti i documenti. Avatar. Credo che la base segreta che abbiamo scoperto sia solo una parte di questo progetto Avatar. Dai dati raccolti sin qui, l'estensione del progetto sembra molto più ampia. Il progetto arriva dalle sfere più alte dell'Advent, da una fonte che non sono ancora in grado di determinare. Ogni tentativo di svelarne l'identità ha fallito. È il momento di adottare un approccio più diretto. Non conosciamo bene la natura di questo progetto Avatar, ma possiamo cercare di bloccarlo. Dobbiamo espugnare questi complessi segreti con le cellule di resistenza locali. Interrompere le operazioni del nemico, svelando così la verità. Localizzare la fonte del progetto Avatar e poi distruggerla. Se il nemico dovesse avere successo, sono certo che saremmo spacciati. Ho fiducia in lei, comandante. Faccia tutto il possibile per sventare questa minaccia. Sono qui apposta. Stiamo monitorando i progressi degli alieni su questo progetto Avatar. Se riescono a terminarlo, potrebbe essere la nostra fine. Già. Come potete intuire, bisogna evitare a tutti i costi di far riempire tutti questi quadratini. Sventare le singole minacce, le singole basi di questo progetto non faranno altro che ridurre il progetto, per l'appunto, lo sviluppo. Quindi non bisogna trascurare l'avanzamento di tutto quanto questo progetto. Ci sono eventi oscuri, tra l'altro. E santo cielo, questo caccia selvaggia, i prescelti compaiono molto più di frequente. Bisogna sventarlo. Bisogna davvero sventarlo. È un incubo. A sol pensiero. Oddio. Mi viene da piangere. Allora, va bene. Ci proveremo. Ovviamente. Ora, quello che mi preme a me è fare questo introito, migliorarlo. Avere le armi magnetiche. E perché no? Avere anche 5 uomini in una singola battaglia. Non faremo mai in tempo, è quello il problema. Ecco, per l'appunto. Il territorio controllato dal prescelto sarà il teatro della nostra prossima incursione, comandante. Con ogni probabilità dovremo affrontarlo, quindi ci conviene prepararci. Le truppe Advent trasportano più esplosivi. Questo è uno di quei eventi oscuri. Ne erano 2, caccia selvaggia e danni collaterali. Ebbene, ne abbiamo uno adesso. Livello di difficoltà facile, proteggi il dispositivo. Il problema è che possiamo nuovamente rincontrare lei. Impostazione rotta per il settore 9, Stati Uniti. Incomincio a pentirmi di aver dato priorità alle armi magnetiche. Siamo dannatamente indietro con lo sviluppo e la ricerca. Allora, togliamo tutto, rendiamo tutto disponibile. Scendo in campo. Promozione.
Ah, ok, ricordavo male. Non avevo ancora messo a me stesso occhio di falco. Icola invece sarà un pistolero fuoco di ritorno, che è una grande roba secondo me. Invece occhio di falco permette a guardia di attivarsi con visuale di squadra. Con abilità di guardia che potenzia occhio di falco soffre di una abilità base alla mira. Occhio di falco soffre anche della penalità visuale di squadra che aumenta con la distanza. Poi in realtà può essere estremamente efficace. Allora, voglio un granatiere perché grazie a loro possiamo davvero aprirci la strada. Togliere scudi, difese al nemico è essenziale. È davvero essenziale per quanto mi riguarda. Ora potrei portarmi Mar Nero. Abbiamo contro probabilmente avremo contro lei, l'assassina. E l'assassina soffre tantissimo gli attacchi avvicinati. Beh, il Ranger, come sapete, potrebbe essere tanta roba. Questo significherebbe però lasciare a casa uno specialista. Perché adesso scenderà in campo anche Raffaele. Me la voglio rischiare così. Allora, tu hai la tua arma modificata con un bel più 10? Sì, bene. Il medikit se lo porta lui. E Mar Nero. Sì. In teoria dovrei posizionarmi distante da tutto il resto e quindi non avrebbe senso. No, non riuscirei mai e poi mai a curare i miei alleati, i miei soldati. Per il resto ci siamo. Allora, possiamo aumentare qualcosina? Potenziare le armi? La prima ricarica della missione non costa un'azione, il che non mi dispiace. Quando spara il soldato ha una probabilità del 10% che il colpo non costi un'azione per il turno attivo. Facciamolo. Ok, ho sbagliato. A te voglio metterti quella del 5%. Vai così. Signori, siamo pronti. Non sto mandando uno specialista. Skyren, Menas pronta a sbarcare. Potrei pentirmene, ma ho preferito lo specialista e granatiere e il ranger. Voglio maggiore potenza di fuoco. Combattente della resistenza ha piazzato un dispositivo per intercettare i dati su un punto di accesso alla rete Advent in questa zona. I dati paiono di importanza cruciale per l'ultima operazione degli alieni, che si sono già attivati per distruggerlo. Accertiamoci che non venga toccato. Eliminate le forze nemiche, conquistate la zona e proteggete l'apparecchio. Menas 1-5, le forze nemiche si preparano a distruggere il dispositivo spia installato in zona. Non ci resta molto tempo. Dobbiamo conquistare l'area e difendere l'apparecchio a tutti i costi. Non ci ho fatto caso. Parliamo di una missione all'interno, nelle fogne, sottoterra. Io le soffro. Le ho sempre sofferte tantissimo. Forse potevo risparmiare di portare me. Ci sono luoghi rialzati, per carità. Oh, ma comunque è molto distante. Non è proprio vicinissimo. Allora, Mar Nero, passiamo dall'esterno, dall'interno. In realtà potremmo farcela anche di qua. Sì, facciamola di qua. Fammi un bel...
Sì, voglio uno sprint. In movimento. Vai, vai. Corriamo, corriamo. Su. Perché siamo più, diciamo, verso la direzione corretta. Non voglio passare lì in mezzo. Joker. Vai. Ricevuto. E Raffaele. Ma Raffaele deve rimanermi un po' dietro. Qui. No, ok, va. Devo stare attento. Sempre molto attento. Questi sono errori che possono diventare mortali. 3 danno. Ok, sparano un colpo alla volta. Questo è buono. Ora possiamo farcelo un po' più tranquilla, per modo di dire. Raggiungo le coordinate. Vediamo che succede. Per ora niente. Rimani così. Ah, santo cielo. Questa era una buona posizione. Vai qui. Corro. Ma nero lo voglio avanzato davvero. Ok, tocca a me. Qua mi ci vedo bene. La scala è sulla parte sinistra. Non è tanto protetta? Assolutamente no. Ma non è male. Non è affatto male. Qui ci sarà sicuramente qualcuno. Allora, io vado qui per ora. Mi muovo. Ho sentito un rumore proveniente da qua? No, dai. L'avremmo visto. Ok, Raffaele. A questo punto mi avanzi. Sono già lì. Totale protezione. Joker invece. Ah, no. Ah, sì, perché lui deve finire il movimento. Qui. Ci vado subito. Siamo tutti piuttosto vicini, ma siamo occultati, quindi... Ehi, sentito qualcosa? Raffaele si è accorto del nemico. Grande Raffa. Due sectoidi, un lanciere, un soldato. Un soldato normale. Allora. Prima Raffaele mi fa un mezzo movimento. Vediamo se vede qualcuno intanto. Ma potrebbero essere semplicemente quelli, ragazzi, perché davvero ci stiamo avvicinando. Il che è strano, devo ammetterlo. Rimani lì. Io mi sposto sopra. Potrebbe essere davvero uno spreco di tempo. Anche perché se qui non c'è nessuno, non riuscirei a vedere il nemico di là. Forse eviterò. Con dispiacere eviterò di salire. E potrei addirittura azzardare questa mossa. Posso avanzare di più con Joker? Direi di no. Vai. Eseguo. Fallo tu. Oh, incredibile. È una mappa piuttosto vuota. O ne abbiamo saltati parecchio di là perché siamo passati all'esterno, oppure abbiamo una squadra nemica. Ce ne saranno un botto poi lì. Raffaele, non rimanere neanche tu ovviamente indietro. Ti metti dietro questa colonna al massimo di riparo. Mar Nero mi si porta davanti. Mi muovo. Ok. E non riesco a capire quanti punti vita sono rimasti al coso lì. È un problema. Ti vedo. Vedo il lanciere. Quello mi fa molta paura perché è in grado di stordirci. È in grado di stordirci. Allora, qui vedo sempre solo un soldato. Sempre un soldato. Il che è strano, devo ammetterlo. Voglio mettermi qui. Mi muovo verso le coordinate. Nel prossimo turno apriremo le danze. Qui abbiamo un bel 81. Va bene. Ok. E le danze verranno aperte adesso invece. Con ogni probabilità.
Allora, Raffaele, tu potresti andare qua. Joker, ma dai, veramente. Ma veramente non riuscite a mettervi in una posizione migliore. Vado in posizione. Un po' più distante, Raffaele. Posizione confermata. Potrebbero tirarci granate, eh. Quindi... ok, 65 non è male. Joker... no, voglio colpire adesso. Non voglio aspettare più. Sto andando. Mettiamo più Overwatch possibili. Allora, Joker ha il 70%. Probabilmente il colpo migliore. 64, sì, quindi colpirà lui. Tutti in Overwatch. Affermativo. Tranne Joker. Massima attenzione. Overwatch. D'accordo. Vai, scolla. Un bel critico non sarebbe male. No! No! Questa non ci voleva. Questa non ci voleva. Molto pericoloso, ragazzi. Molto pericoloso. All'inizio la Advent schierava le unità assorbenti per controllare la folla e le sommosse. Peccato che le proteste se ne vedano poche ultimamente. No. No. Non ne abbiamo ammazzato uno. E concentrati. E ce ne sono tanti altri. Truppe Advent avvistate. Sono tutti qua. E mi fiancheggia male. Prova a controllarmi. Allora, una cosa. Non riesco a fermarlo. Ok, va a sparare. Va a colpire quello. Va bene. Va bene. In realtà è estremamente fattibile. Allora, Raffaele. Anzi, Joker. Non riesce a colpire tutti, vero? Vorrei evitare di togliere la protezione a me. Farò un attacco molto spietato. Mi muovo. È l'Advent. Obiettivo avvistato. Mena sono 5, oh. Abbiamo la visuale sull'obiettivo. Muovetevi e proteggete l'attrezzatura. Sono davvero in tanti. Sono davvero in tanti. Qua ci vuole Joker. 100%, buttalo giù. Forse questo è qualcosa di buono. Tanti saluti. Abbiamo un altro colpo. E questo è davvero splendido. Ammazzalo. Che botta. Nemico a terra. Ok. 59%. No. Ci serve Joker. Ci serve assolutamente Joker. Lo mettiamo qui. Ricevuto. Mi muovo sull'obiettivo. Allora, riusciamo a colpire due soldati? Lo so, c'è il lanciere sulla nostra destra, ma purtroppo... ah, comunque c'ha ancora tanta vita. Così dovremmo colpire entrambi. Perlomeno, anche il septoide è selezionato. E cerchiamo di non fare cazzate, per favore. C'era. L'ho visto che c'era. Ecco. Speriamo bene. Ho dei dubbi, sapete? Ho dei dubbi. Vediamo un po' il raggio. 3 al centro. 1, 2, 3, 4 e 5. Fatemi vedere.
1, 2, 3, 4. Dovremmo esserci, sì. Vai. Granata in arrivo. Peccato che non rompiamo il riparo al sectoid, ma potremmo morire. No, col cavolo. Ma che sto dicendo? Era l'altro ferito. Va bene. Va bene così. 59. Con la pistola 55. Non è granché. Raffaele mi si mette qui. Sto andando. In Overwatch. Affermativo. Io provo il colpo. E non è morto. Ah, santo cielo. Ottimo, vai. Bravo. Ma continuiamo a ferirli. Non li uccidiamo. Adesso il problema è questo. Loro riescono a spostarsi davvero tanto. Ah no, preferisce attaccare. Con chi se la prende con me? Ancora. Cosa sta succedendo? Stavolta l'ho evitato. Questo è stato un grande errore da parte vostra. Qualcosa. Allora, Skull, mi fiancheggi il sectoid e me lo ammazzi. Mi muovo all'istante. Uccisione confermata. Benissimo. In riserva. Io voglio questo. Raggiungo le coordinate. Prendimi le munizioni. E mi provi a colpire qualcuno da qui. L'ho preso. 64%? Provaci. Va bene. Hai fatto prima due kill. Colpo a vuoto. Molto importanti. Ci può stare. Munizioni andate. Riproviamoci. Un bel critico. Quando ci vuole, ci vuole. Un lanciere è morto e questo è davvero un'ottima cosa. Raffaele lo facciamo avanzare al posto di Joker. E 46 è davvero troppo poco per i miei gusti. Overwatch. Fatevi sotto. Ma sinceramente lo preferisco. Ah, peccato, l'avresti ucciso. L'avresti ucciso, peccato davvero. Se la prenderà sicuramente con lui. Ah no, beh, devo dire che stanno facendo delle scelte opinabili. Davvero opinabili. E così si usa l'arma bianca. Non farà più male a nessuno. Raffaele, vorrei regalarti una kill. Purtroppo sei qui dietro. Dai, provaci. Parto. Provaci. 65%. Tutto tuo. Colpo a vuoto. Questo è XCOM, signori. Questo è davvero XCOM. Allora, mi ricarichi. In realtà potrebbero esserci altri soldati nemici. Non bisogna sottovalutare la cosa, sapete? Facciamo una cosa. Rimani un po' in Overwatch. Sono perché in se all'era. Deve venire qualcuno da lato lì, potrebbe essere molto brutta. E io dall'altro canto anche. Ah, con la pistola. 75%, vai. No, due. Sempre il minimo facciamo. Vai, Skull. Annientalo. No. Stavolta Malcarne si muove ancora. Se le becca tutte, però, Anche sotto noi. Anche noi siamo fortunati. Bene. Devi ricaricare.
Sei pronto a far fuoco? Sfortunato, Raffaele. Volevo darti la kill, ma niente. Eseguo. Non hai la possibilità, a quanto pare. Facciamola finita. Ed è finita qui. Nemico abbattuto. Mena sono 5, stato ottimo, ragazzi. Tutti i nemici eliminati e area libera. Mena sono 5, stato confermato. Benissimo. Missione compiuta. Ennesima missione perfetta. Non è apparsa l'assassina. Me ne ero anche dimenticato. Sarebbe appunto avrebbe fatto la sua apparizione molto prima. E quindi ci è andata molto bene. A posto così, molto meglio. Avevo secondo seriamente paura. Gli ultimi attacchi delle forze ribelli al di fuori dei confini cittadini non sono riusciti a rallentare i progressi delle operazioni di soccorso condotte dalla Advent. Mar Nero ha dominato la partita. Chissà quanto abbiamo prenderà. Abbiamo inflitto un duro colpo agli alieni. Non se lo dimenticheranno. Chissà quando prenderà nelle pagelle di Icola. Ragazzi, vi invito a leggere davvero le votazioni che dà Icola nei commenti. Meravigliose. E però è passato di grado, quindi sono contento per te. Mi dispiace solo per le zero kill. Ci ho provato, ma purtroppo sei stato sfortunato nelle posizioni. Cioè, mamma mia, ha fatto una strage. Granatiere. Sto pensando. Fammi fantasma. Ok. Abbiamo preso un nucleo delirium, il che non è affatto male. In maniera impeccabile, comandante. E questo è molto importante. Abbiamo evitato di dare maggiore esplosive ai soldati nelle quest, nelle missioni. E parlo dei nemici, ovviamente. Abbiamo sventato una bella minaccia. Ora, io fremo per questo e per le armi magnetiche. Fremo davvero. Abbiamo trovato un convoglio Advent in fiamme, circondato da un gruppo di superstiti diffidenti pronti a saccheggiarlo. Decine di migranti e altri civili sono avvicinati con cautela, dopo aver capito che la nostra nave aliena era controllata da esseri umani. Abbiamo indicato loro il rifugio più vicino e abbiamo distribuito dei rifornimenti per il viaggio. Ok, ricompensa soldato. Va bene. Non siamo poi tanto diversi. Ancora riserve. Comandante, entrambi conosciamo la sconfitta e il dolore che da questa sgorga. Io uccido nel nome dei miei padroni. Lei invia altri a uccidere in nome suo. Onore e ipocrisia sono separati da una linea. Queste armi sono molto simili ai primi prototipi elettromagnetici. Silenzio. Ma sparano proiettili a velocità estreme. Ecco qua. Questa mi piace molto. Mi piace davvero molto. E mi piace... Comandante, se vogliamo scoprire lo scopo del chip che abbiamo estratto dal suo cervello, dobbiamo iniziare le ricerche appropriate il più presto possibile. E mi piace anche pensare di aver staccato la comunicazione con l'assassina. Averla proprio interrotta. Ah, mamma mia, la rabbia che avrà provato. Ecco qui, nuovi oggetti disponibili e miglioramenti per ogni tipologia di arma, il che è meraviglioso, però cosa ci costerà? Potremmo non avere gli oggetti adeguati. Questo è per i templari. Questo è per i guerriglieri. E queste sono, insomma, le pistole, le armi classiche di tutti noi. Comandante, siamo a un punto di svolta. Le nostre ricerche aprono la strada a nuove e interessanti prospettive di studio. Eh sì. Dobbiamo iniziare subito, però. O temo che non avremo più un'altra opportunità come questa. E facciamola. Passo avanti, 5 giorni? Assolutamente sì. Fucile di prigione migliorato. Sì. Do subito il via ai lavori, comandante. Ok. La contatterò non appena avremo un rapporto con i risultati.
Ehi, comandante. Un attimo, Shen. Ci servono le legaliene e ne abbiamo zero. Ne abbiamo zero. Cioè, ho aspettato così tanto tempo e non possiamo farle le armi. Non abbiamo ste legaliene. Non ricordo neanche come un si troppavano. Parla di uno scricchiolio nell'ascensore di poppa. Sarà il metallo che cede. Speriamo di no. Scuola di guerriglia. Ora benissimo. Investiamo i nostri soldi, ragazzi. Investiamoli subito. Allora, nuove tattiche di combattimento. O dimensione squadra. Ah, grado richiesto sergente addirittura. Ma ci sta andando tutto male. Non riesco a fare questi upgrade. Santo cielo. Però vedete quante cose possiamo fare. Qui possiamo portare addirittura a due, altri due soldati in più. Ok, quindi tanta roba. Poi abbiamo istinti da cacciatore, ranger capitano. Gli attacchi dalla distanza con i nemici presi ai fianchi infliggono più uno danni. Vabbè, ci sono tante belle cose, poi le vedremo una alla volta. Ma la priorità è questa. Grado sergente. Vabbè, niente. Addestra reclute. Allora. Tipo, qui se ci fosse stato Dragon lo avrei messo come psionico. Ma però i psionici non possono addestrarsi qua. È una classe che ancora in realtà bisogna scoprire. Quindi nada. Vediamo un po' una cosa. Di cosa ho bisogno io? Passiamo un attimino. Cosa diventerai, cara? Tiratore scelto, come me. Va bene. Va bene. Quindi abbiamo 3 granatieri, 2 ranger, 2 specialisti e 3 tiratori scelti. Allora, quindi ranger e specialisti. Ci occorrono questi. Prima che si facesse vivo, pensavo che il portavoce fosse morto, si fosse dedicato ad altro dopo lo scioglimento del consiglio. Dal poco che mi ha detto, è riuscito a ottenere una posizione nel governo Advent con il solo obiettivo di informare la resistenza. Vai con uno specialista, Dario. Ok, vai tu. Quindi adesso lui si addestra per 5 giorni. Guardate, dove sta? Dov'è Dario? Ah, è lui perché è senza maschera. Qui c'è Raffaele che gli spiega le cose. Lui non ricordo come si chiama, Beltus, non ricordo più. Fanno allenamento. Qui al bar chi c'è invece? Ricordate questo coesione nome? Tra X-com. Me e Skoll. X-C-O-M. Proprio così. I nostri eroi portano a casa un'altra vittoria e rendono la situazione per gli anziani sempre più complicata. Se li incrociate in giro, vedete di ringraziarli da parte mia. Cavaliere dell'Apocalisse, ragazzi. Incredibile. Eravamo acerrimi nemici su Twitch. Qui invece siamo diventati amiconi. E questa roba è bellissima, a dire il vero. Per farvi capire che sarà profondamente diversa dall'altra serie. Ok. Ok. Una cosa. Cerchiamo di terminare il prima possibile questa. Due giorni? Bene. Benissimo. Legaliene 14, sì. Sì. Ottimo. Ora, qui ci possiamo mettere il laboratorio scientifico. Centro addestramento, legami più forti con i compagni e acquistare abilità tattiche aggiuntive. Io direi laboratorio scientifico. Riduciamo i tempi, però. La bobina, subito. Questa bobina potrebbe subito darci più energia per i sistemi dell'Avenger, ma dobbiamo installare degli isolanti per proteggere l'equipaggio. Questa cosa degli isolanti mi spaventa. Desidero assegnarlo questo compito, per ora nulla perché bisogna costruire qui. Laboratorio scientifico, diceva. Spero di non fare stupidate. Voglio metterla qui, sì.
Comandante, abbiamo spinto i nostri sistemi energetici al limite e non abbiamo capacità residua, quindi non abbiamo modo di espandere le nostre strutture. Sì, proprio per questo qui costruiremo una bobina. Costruiremo una bobina. Uno snodo energetico, scusate. E una volta fatto il laboratorio scientifico, metteremo due uomini qui. Sarà molto importante. Molto importante. Ok, ok. Andiamo subito all'armeria. No, scusate. Comandante. Qui. Armi. Oh, 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 oh. Potenziamo tutto. Andiamo subito sulla pistola. Questa è per il guerrigliero. In realtà spara frammenti. Ok. Per ora queste. Anche perché abbiamo finito di nuovo le legaline. Ne abbiamo 4, ma non ci bastano. E, anche perché questa qui è per guerrigliero e non lo stiamo usando. Anche perché non è un personaggio che non appartiene a nessuno di voi. Quindi per ora evito. E il fucile magnetico, questo d'assalto però ci occorre. Questo ci occorre. Questo è un dispiacere. Questo è in pausa. Cosa ci avrebbe dato 9 leghe. 9 leghe. Allora, facciamo una cosa. Io voglio ste 9 leghe. Cambio di programma. Finiamo questo. 10 giorni con 2 uomini. Oddio. Oddio. Vabbè. Vabbè. Voglio potenziare i soldati. Questa collaborazione sarà la salvezza della resistenza. Ottimo. Ok. Io direi di fare violazione stavolta. E quindi ci mettiamo in violazione Xorin. Perché lui diventerà quel tipo di soldato lì. Lo facciamo accompagnare. Anche tra l'altro, gli attacchi psionici ai danni delle truppe XCOM danneggiano chi li lancia. Oh, 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 oh. Ottimo. E verrà accompagnato. Stavolta andrà in missione Olga. Quindi da Akatosh. Ok, ci siamo. Ricevuto, comandante. Ragazzi, i miei seguaci vi saranno debitori. Ragazzi, per ora si conclude qui. Abbiamo fatto tante cose, cioè a livello di missione è stata piuttosto breve e piuttosto semplice. Non ce la siamo rischiati, avevo una paura fottuta per via dell'assassina. E in realtà è stata liscia. Liscia, siete stati molto bravi. Partita perfetta. E per il resto abbiamo un attimino gestito qui la situazione e ci sono tante cose da fare, avete visto? Ma una volta che ingraniamo dovremmo andare più sciolti. Manca ancora molto per quel tipo di scioltezza a cui ambisco, però ci arriveremo. Per ora, grazie per la visione, al prossimo video.